tempo di crisi nella cultura, è tempo di crisi nella possibilità delle istituzioni di promuovere queste iniziative, ma esiste una risorsa, esistono le associazioni che con le loro energie, le loro fatiche, i loro risparmi promuovono queste splendide occasioni che non sono solo di solidarietà, ma sono di effettivo avvicinamento di popoli, ovvero la possibilità che i bambini sahrawi con le loro rappresentanze diplomatiche, con le associazioni, frequentino l'Italia, l'Europa, ne conoscano, spero, il meglio, riportino questa esperienza, accrescano la loro conoscenza. Questo è stato un bel dono che le istituzioni hanno ricevuto. 17° giorno della permanenza dei 10 bambini sahrawi a Napoli, che oggi vengono accolti a Palazzo San Giacomo per il saluto del sindaco. Un altro momento istituzionale del progetto di accoglienza ed amicizia iniziato da anni, che unisce il comune e le associazioni da un lato ed il popolo del Sahara occidentale che si batte per il diritto di autodeterminazione. Sì, una vicinanza del comune, della città, se me lo consentite, anche mia personale. Mi occupo di questa lotta per l'autodeterminazione del popolo sahrawi da molti anni, anche da quando facevo il deputato al Parlamento europeo. Un popolo che soffre perché ci sono interessi affinché continui l'occupazione, quindi storie tristi, drammatiche come quella della Palestina, sono popoli che non riescono a ottenere il loro diritto ad avere uno Stato, ad avere la propria terra. E poi è così straordinario vedere questi bambini così diversi, così uguali rispetto ai nostri figli e ai nostri bambini. Credo che questi sono segnali importanti e Napoli ne sta dando veramente uno dietro l'altro, perché questo non è un problema, questa è una grande opportunità per il mondo.